Amici telespettatori, bentrovati. Eccoci per un nuovo appuntamento dello speciale Elezioni regionali Sicilia 2017. Bentrovati. Allora, anche quest'oggi parleremo di elezioni fondamentalmente. Lo facciamo oggi in modo particolare. Saluto intanto, prima per questione di eleganza, Esther Bonafede, che è portavoce dell'UDC. Bentrovata. Grazie. E saluto Lorenzo Cesa, che è segretario nazionale UDC, europarlamentare, insomma tante cose, ma adesso non stiamo lì a dire le sue qualifiche, tantissime. Grazie intanto di essere qui. Allora, anche quest'oggi io credo che i cittadini a casa, e soprattutto quella grande fetta di non elettori, cioè di quelli che hanno deciso già da un po' di tempo di disertare le elezioni politiche. Allora, è a loro che noi ci rivolgiamo, come abbiamo fatto con tutti i candidati. Lo facciamo questa volta, anche se il segretario UDC naturalmente non è candidato, però ci piace partire con ancora una volta parlare di quelle che sono le esigenze di una Sicilia, che poi è legata alle esigenze nazionali, insomma sappiamo bene come funziona. Allora, quali sono intanto le prospettive a proposito di una Sicilia che ha bisogno di tante priorità? Beh, sì, ecco, è bello iniziare appunto una trasmissione televisiva all'insegna della concretezza, che il dibattito in corso in Sicilia, io che vedo dall'esterno quello che sta accadendo in Sicilia, è tutto incentrato su argomenti che non hanno nulla a che vedere con i problemi della gente. Si parla di vigilare sulle elezioni, ben venga, lo si faccia. Così almeno la smettiamo. Quindi lei è favorevole, facciamola. Sì, facciamola, perché se è argomento, se l'unico argomento utilizzato da qualche parte politica è quello di vigilare sulla regolarità delle elezioni, ma facciamolo. Io faccio un appello al ministro Minniti, manda qui tutte le persone necessarie per poter vigilare. Serve l'OSCE, ben venga l'OSCE, serve tutto quello che serve, purché la si smetta di utilizzare un unico argomento nella campagna elettorale, che certamente è un argomento delicato e importante, perché bisogna comunque affrontare le elezioni nella massima trasparenza, no? Ma non può essere questo l'unico argomento utilizzato prevalentemente dai grillini in una campagna elettorale. Quindi parliamo di cose concrete. Per me la prima operazione da fare, lo dico sempre con lo sguardo da esterno ma con il cuore in Sicilia, è quella di sburocratizzare la regione Sicilia, così è un problema nazionale, ma in particolar modo un problema della Sicilia. Se facciamo questo, diamo una mano alle imprese agricole, alle imprese turistiche, alle imprese industriali, ai commercianti, a tutti quanti, diamo una mano, e questo è. Poi sosteniamo concretamente appunto il settore imprese, perché bisogna rilanciare l'economia di questa regione, perché bisogna dare poi risposta al tema centrale di questa campagna elettorale. Non possiamo più illudere i giovani, bisogna essere più concreti possibile. Abbiamo il 51% dei giovani siciliani che in questo momento non ha un'occupazione. Allora, il tema centrale di questa campagna elettorale per noi è ridare speranza ai giovani siciliani. Mi permetta di chiedere, o perlomeno far esporre la Bonafede, che conosce bene il territorio, non fosse altro perché la sua grande esperienza ci ha consentito lunghi percorsi, no? In tutto questo, anche dal punto di vista proprio del governo regionale. Quali sono le priorità che la Sicilia necessita? Parlando di cose concrete, per esempio come emergenza rifiuti, infrastrutture, viabilità, eccetera, eccetera. Quali sono, secondo il vostro programma anche? Allora, intanto bisogna partire da un presupposto che è assolutamente in linea con quello che ha appena finito di dire il segretario nazionale. Questa campagna elettorale deve essere sempre più protesa ai contenuti. E all'interno dei contenuti ci deve essere non soltanto la proposta politica, ma la proposta programmatica. È indubbio che la Sicilia è stata attraversata nell'ultimo ventennio da una crisi progressiva che ha portato a un depauperamento di tutte le politiche di investimento. E la prova, il riscontro è l'emarginazione sociale sempre più presente, le nuove povertà che riguardano i giovani, ma che riguardano anche gli ultra cinquantenni, che hanno perso il posto di lavoro e che quasi
impossibile che lo recuperino se noi non mettiamo in atto delle politiche che tengano conto della famiglia e della necessità del supporto alla famiglia, e quindi la necessità anche di fornire alla famiglia attraverso i servizi sociali, ma attraverso quello che è il fondamento dell'unione familiare, quindi il sostegno al lavoro reale, l'opportunità che la Sicilia riparta, che dia ai giovani un futuro. Non dimentichiamo che l'anno scorso sono andati via da Palermo 10.000 giovani e che quest'anno purtroppo lo stesso rapporto ci presenta dati in crescita. Solo per questo segnale dovremmo fermarci a ragionare, e la politica si dovrebbe interrogare. Il suo ruolo ontologico è la scienza affidata alla vita sociale degli uomini. Il suo ruolo ontologico dovrebbe ispirare tutti i partiti, quindi a prescindere dal colore, dalla diciamo appartenenza nelle coalizioni, a proporre e a dare anche un esempio all'Italia di una Sicilia che si rinnova, di una Sicilia che è consapevole con un processo di recuperata autostima delle potenzialità che noi abbiamo. Nella mia esperienza di assessore, che ritengo essere stata una grande opportunità anche umana, ho incontrato decine di migliaia di persone, ho percorso la Sicilia in lungo e in largo e ho conosciuto la disperazione, la speranza, l'ottimismo, la qualità dei siciliani. A questa qualità noi dobbiamo rivolgerci, perché è indubbio che dobbiamo spronare tutti al voto, alla partecipazione a una politica rinnovata. In fondo l'UDC sta cercando di promuovere proprio questo significativo esempio. Le nostre liste in tutta la Sicilia sono liste caratterizzate da personaggi solidi, che quindi provengono dalla vita anche parlamentare recente, ma personaggi che hanno una storia strutturata all'interno del partito, ma da anche personaggi nuovi che abbiamo conquistato, il termine giusto, e che abbiamo convinto a partecipare alla competizione elettorale, sicuri che questo fatto da solo è da esempio e in qualche modo è un paradigma. Mi permetta, ma interrompo perché volevo sentire un parere, visto che ha sicuramente l'onorevole Cesare ha sicuramente un quadro preciso può paragonare insomma le diverse regioni, no? Lei è il segretario nazionale, quindi sa bene come funziona in una regione o un'altra. La Sicilia perché intanto sceglie Musumeci? Sceglie Musumeci, intanto voglio rivendicare un fatto, che noi siamo stati tra i primi a volere Musumeci presidente della regione, perché riteniamo che sia un uomo politico di grande competenza, di grande capacità, di grande concretezza. E poi anche difensore di alcuni valori in cui noi crediamo fortemente, che sono dietro il nostro simbolo, che è lo scudo crociato. Difendere l'identità cristiana di un popolo, per noi è importante, difendere la vita senza se, senza ma, rimettere al centro della politica il tema della famiglia, come diceva Esther prima, noi riteniamo che sia essenziale farlo, quindi riteniamo che sia la persona che possa anche interpretare le nostre istanze, che quindi è portarle poi all'interno del governo regionale, questo, quindi senta, scelta molto convinta. Abbiamo chiesto a tutti i candidati, a tutte le espressioni politiche, noi abbiamo chiesto se ancora, e questo è quello che vogliono sapere a casa, no? Perché quello che non va a votare fondamentalmente in grande percentuale è arrabbiato perché il costo della politica è ancora alto, anche se in Sicilia, come sappiamo, c'è stato già un abbattimento da 90 a 70 deputati, insomma qualche cosa si è fatto. Ma è ancora alto? È ancora utile abbattere? Qual è la vostra posizione? Sì. Quando si vive un momento di difficoltà come questo, è chiaro che la politica deve essere di esempio per tutti, quindi i dettagli vanno operati ancora, ma voglio anche altrettanto con fermezza dire che la politica, cioè che la democrazia ha un costo, no? Questo è in tutto il mondo, quindi è chiaro che se non vogliamo abbassare il livello qualitativo delle persone che vanno poi a rappresentarci, occorre anche che si permette alle persone di poter fare attività politica liberamente e tranquillamente e serenamente, perché detto questo però è chiaro, il momento ci impone grande rigore, grande responsabilità, e quindi se ci sono da fare dei tagli si devono fare con fermezza appena ricomincerà l'attività parlamentare. Questa è la nostra posizione. Proprio per la conoscenza dell'onorevole Bonafede, io so che lei è andata in giro ed è una grande sostenitrice dell'ambiente.
E allora, si può ancora intervenire in fonti rinnovabili? Si può cancellare purtroppo la macchia di alcune collusioni che ci sono state in queste produzioni, eccetera? Si può ancora lavorare su questo? Allora, la politica può svolgere un ruolo importantissimo. Marco Aurelio scriveva nel suo piccolo libro Le Confessioni: ciò che distingue tra di loro gli uomini è il principio dirigente. È un concetto semplice però efficace, perché il principio dirigente è ciò che dovrebbe ispirare i nostri pensieri e le nostre azioni. Quindi la politica deve dare, come diceva poco fa il segretario nazionale, un esempio, e questo esempio deve uscire fuori dal populismo e deve ritornare invece al popolo. Il popolo è sovrano ed è sicuramente il soggetto a cui dobbiamo rivolgere la nostra attività e il nostro impegno. Il populismo è una degenerazione, perché è un uso strumentale dei bisogni del popolo. Forse per questa ragione bisogna pensare alla Sicilia come un coacervo. Siamo veramente non uno Stato, siamo un continente, per la ricchezza di beni culturali, storici, per l'ambiente, la nostra linea di costa invidiata al mondo. Tutto quello che noi possediamo è un tesoro inesprimibile, perché è talmente forte, importante, che già da solo potrebbe rappresentare la nostra vera ricchezza. Io dico sempre, è inutile parlare di lavoro se noi ci soffermiamo, e lo dico in quanto sono stata assessore al lavoro, anche questa delega, se noi ci soffermiamo soltanto sull'aspetto normativo. Si può fare la legge migliore del mondo, ma se tu non hai la capacità di formare una filiera che vada a intercettare veramente i gangli della produttività e dell'investimento, e cerchi di invogliare i soggetti non soltanto locali, ma ricordandoti la tua autonomia politico del Parlamento siciliano, riesci a concepire in questa autonomia uno strumento negoziale di forza che ti permetta l'autonomia per gli investimenti, ma al tempo stesso faccia sì che coloro che investono abbiano una premialità. Proprio per questa ragione il lavoro dovrebbe diventare il centro del nuovo governo regionale, da cui si dipana poi tutta l'attività di cura dell'ambiente, del turismo, l'agricoltura, è tutto correlato, però il lavoro è la sinossi. Assolutamente sì, era uno degli argomenti di domanda che lei mi ha anticipato, insomma è bravissima, per cui anticipa prima. Però faccio un salto indietro, perché avevo iniziato poc'anzi con una domanda che riguardava la sua conoscenza del territorio nazionale e di come la Sicilia si colloca in riferimento alle altre regioni. Noi siamo di statuto autonomo, però ci sono anche delle grandi differenze con altri statuti autonomi. Allora, faccio un quadro un attimo della Sicilia. La Sicilia ha avuto una grande opportunità, una grande potenzialità, no? Da 70 anni è una regione a statuto speciale, quindi un'autonomia enorme, ma questa va fatta valere in positivo. Quindi io dico, e l'ho detto oggi ai nostri candidati, voi dovete riappropriarvi di questa forza che avete. Lo dico in questi giorni che si sta discutendo del referendum in Veneto e in Lombardia, dove fanno un referendum consultivo per avere maggiori possibilità di decidere in casa loro. Voi io che le avete, quelli che non vanno a votare, voi, appunto, voi che avete questa possibilità, utilizzatela. E a chi non va a votare, dovete partecipare al voto, è proprio un dovere partecipare al voto, perché poi non ci si può lamentare il giorno dopo che la politica non va. Allora io l'appello che faccio è veramente andate a votare. E poi vi dico un'altra cosa da romano: non affidiamo questa regione a gente sprovveduta. Cioè, lo dico io, quando questa mattina prima di partire sono passato per le strade di Roma, non posso più vedere Roma così abbandonata, affidata a una bravissima ragazza, ma che non ha capacità di poter dare risposte ai problemi della gente e alle promesse fatte ai romani. E allora stiamo un po' attenti, e quindi andiamo a votare, non lasciamo però siano in pochi a decidere le sorti vostre. Quindi questo è un appello che faccio col cuore. Quello che dico appunto è che questa autonomia che avete in Sicilia sia utilizzata al meglio. Avete delle potenzialità enormi, ma cerchiamo di esprimerle, e quindi chi andrà a governare questa regione faccia sentire il peso di questo, di queste opportunità che la Sicilia ha. Senta, vorrei approfondire a proposito di un'esperienza passata, cioè del governo passato si sono affidati per lo più anche a professionalità che provenivano da Roma. La Sicilia ha necessità di questo? No, assolutamente no, è una delle regioni più straordinarie che io conosca in termini di qualità
e culturali della gente siciliana. Io, guardi, sono sorpreso da una cosa: quando vado in giro, naturalmente mi regalano l'oggettino. Io, quando vado via dalla Sicilia, porto a casa sempre libri. Che significa? Che qui c'è un humus culturale fortissimo, cioè non c'è bisogno di ricorrere fuori. Qui ci sono delle potenzialità enormi che io incrocio ogni giorno che vengo in Sicilia. Ci sono delle personalità, vede, della gente straordinaria che può governare benissimo questa regione. Non avete bisogno di rivolgervi a nessuno. Ecco, quindi c'è una fetta di telespettatori in questo momento che ci stanno seguendo, che io conosco bene perché abbiamo fatto anche degli incontri, che anche Ester Bonafede conosce benissimo, perché sono quelle persone che ancora non hanno non solo i diritti di tutela, ma soprattutto l'inclusione nel lavoro, le persone disabili. Bene, questo è un tema a me caro, anche perché l'assessorato di cui io avevo appunto la delega, quello alle politiche sociali, mi permetteva un rapporto diretto con coloro che erano i miei interlocutori privilegiati. Questo era un aspetto positivo ma anche drammatico, perché io avevo la percezione esatta dei bisogni, delle necessità e del dolore che da queste persone promana. Durante gli anni in cui sono stata assessore, io non soltanto ritengo di aver svolto con senso di responsabilità un compito che mi era stato affidato per una delega così sensibile, ma all'interno delle commissioni nazionali, politiche sociali e lavoro, ho difeso anche quella Sicilia sana che ha bisogno di avere un supporto da parte dello Stato. È indubbio che il lavoro destinato a queste categorie è ancora più sensibile, perché dobbiamo ridonare attraverso il lavoro la dignità e l'identità a persone che per una ragione che afferisce al destino hanno avuto una deprivazione che non li porta a essere identici nelle opportunità. Quindi il lavoro, le categorie privilegiate dei lavoratori che appunto non hanno le stesse condizioni di poterselo procurare di altri soggetti che sono perfettamente sani, queste categorie devono essere non soltanto protette, ma deve essere data una particolare attenzione alla qualità e alle tipologie di lavoro che loro possono svolgere, e in quel caso saranno perfettamente identici. Riusciremo ad avere la normalizzazione? Assolutamente sì. Allora, in questo caso le norme ci sono di aiuto, perché c'è una normativa in vigore, basta solo applicarla. Il vero tema è che noi dobbiamo dare supporto alle piccole e medie imprese, a quel tessuto che da noi è diffuso e che è presente, con un'apertura al credito, con un supporto realmente effettivo di aiuto anche per quella che è la parte, la refluenza di natura fiscale che le imprese possono sicuramente vedere come vantaggio, ma bisogna creare la permanenza del lavoro, cioè bisogna sempre di più diminuire le occasioni di lavoro che sono a termine e che vengono determinate a volte dalle politiche comunitarie, ma a volte proprio dagli incentivi che vengono dati all'occupazione che sono a tempo. Come si deve fare? Semplice, è una ricetta, diciamo, assolutamente a portata nostra, di noi siciliani. Come diceva il segretario nazionale, ispiriamoci alla dote che il Padre Eterno ha voluto dare a questa terra, raccogliamo il frutto della nostra storia, impariamo a cogliere anche dall'opportunità culturale che i siciliani ci danno, quel tessuto che ci permetta di esprimerci nel mondo come terra non soltanto di proposizione, perché lo siamo a tutti i livelli, ma dobbiamo essere un esperimento, un laboratorio che dimostra che il lavoro si può creare mettendo insieme la filiera di cui le ho parlato prima, che è fondamentale. Questo incontro con il segretario nazionale mi stimola molto di più rispetto a incontrare solo i candidati, non fosse altro perché ci può dare delle note. Allora, a casa, proviamo a dire adesso, se in prospettiva delle prossime elezioni nazionali, no? Ormai ci siamo, insomma. Sì, La Sicilia può essere la testa del futuro della programmazione nazionale? Assolutamente sì. Intanto è stato un test nel ricreare un quadro che sarà esattamente quello che poi sarà il quadro nazionale. Si è rideterminato un centrodestra fatto da una destra,
fatto da un centro, è fatto da anche un partito come il nostro, dello Scudo Crociato, un partito democratico cristiano, che ha rimesso insieme tutto una serie di nuove energie democratiche cristiane, cioè di siete determinato un quadro che sarà poi quello che sarà il quadro nazionale del centro-destra. A sinistra è esattamente la stessa cosa, c'è una sinistra che va da sola, la sinistra di Fava che va da, e c'è poi una sinistra, il Partito Democratico, un partito di centro che guarda a sinistra, no? E che rialleati, quindi quel che è accaduto oggi in Sicilia sarà il quadro delle elezioni politiche nazionali, quindi è un test intanto... Mi dice attendibile, è questo. Attendibile, e poi da qui si parte, perché dal 6 poi si partirà anche per una campagna elettorale nazionale, quindi sarà anche un test che però darà avvio a una campagna elettorale e segnerà anche la campagna elettorale nazionale. Questo modello che è nato qui in questo momento però prevede anche in nazionale oltre il 50% di non elettori? 50%. E se c'è una soluzione? Ma la soluzione sta alla politica, no? Del futuro, cioè riavvicinare la gente alla politica, e lo si fa con atti concreti, basta con le chiacchiere, basta con le promesse che poi non vengono mantenute, bisogna fare una campagna elettorale all'insieme della serietà, dire le quattro cose che si devono realizzare, no? Quindi ragazzi, sburocratizzare, fare le opere pubbliche, quindi migliorare tutto il sistema, perché sviluppo, quindi sostegno alle imprese, affrontare il tema sociale delle povertà, quindi anche della salute, che sono gli argomenti che a noi stanno molto a cuore, punto, cioè fare quattro cose, ma dire cosa si intende fare e il giorno dopo farle, evitare di fare quello che è accaduto in passato, liberi dei sogni che poi non vengono mai realizzati. Se vogliamo riavvicinare la gente al voto, se vogliamo riavvicinare la gente alla politica, bisogna essere seri, responsabili, concreti. Ci mettiamo anche dentro l'immigrazione, quindi questo cambiamento multiculturale. Bonafede, lei ha sicuramente idea anche di questo, perché so delle grandi iniziative, insomma, che ha portato avanti. Come si pone l'UDC di fronte a questa problematica? Bene, anche questo è un tema affidato alla mia delega. Pur consapevole del travaglio, ovviamente, che prova chi un popolo, perché adesso è un popolo in esodo, chi decide di lasciare la propria terra, spesso abbandonando i propri figli al destino, pur di sperare che questo destino sia migliore rispetto a quello che avrebbero nella loro terra di origine, pur concependo questo che è veramente un momento drammatico che sta vivendo questa umanità, io mi rendo conto che anche in questo caso la Sicilia, che è stata generosissima a livello umano, perché i siciliani sono stati veramente un grande abbraccio, ovunque loro sono arrivati sono stati accolti dalla solidarietà, però la Sicilia deve essere sostenuta, fino adesso non lo è stato adeguatamente, non lo è stato a livello nazionale ma neanche a livello europeo, perché tutta questa popolazione che oggi viene accolta e che deve essere accolta con dignità ha bisogno di essere agevolata, spesso nella possibilità di rimanere qui, ma potremmo essere solo un gate e potremmo essere un ponte. Spesso veniamo adoperati come ponte e poi loro vanno altrove, cercano altre strade in Europa. Ma questa popolazione che arriva indubbiamente porta alla Sicilia il vantaggio di un arricchimento umano, culturale, però... Vedo l'onorevole Cese che vuole fortemente intervenire, questo argomento. Già detto bene Esther, no, dico da parlamentare europeo, da capogruppo anche del Partito Popolare Europeo, degli italiani del Partito Popolare Europeo, che si stanno facendo dei passi in avanti. È chiaro che bisogna essere ora, fare una scelta di fondo, distinguere tra chi viene perché profugo e chi viene come immigrato economico. E l'Europa ha una responsabilità enorme che sta ora affrontando. Cioè quali sono le ultime? Ci aggiorni su questa cosa, visto che lei è europarlamentare? Sì, si sta rivedendo il Trattato di Dublino e quindi c'è il problema della riassegnazione, quindi della solidarietà europea, ma la cosa più straordinaria che si sta facendo, si è intervenuti già realizzando dei campi profughi in Turchia, in Libano, in Tunisia, sostenuti completamente dall'Europa, in Libia. Nel momento in cui risolveremo il problema libico avremo dei campi già, si sta già programmando la realizzazione ora di campi profughi lì, una assistenza perché ci sia dignità anche nelle persone che vivono in quei campi, e soprattutto si sta prevedendo un piano di interventi di 50 miliardi di euro finanziato dalla,
dall'Europa, partire ora con un fondo speciale, quindi una sorta di piano Marshall per l'Africa, perché se non andiamo lì a risolvere i problemi della gente non risolveremo alla radice la questione dell'immigrazione. Lei quest'anno, crede che è fattibile questa operazione? Assolutamente sì, già stiamo lavorando, 2 miliardi e 7 sono già stati stanziati. Io mi occupo di Tunisia, come parlamentare sono stato delegato a seguire la Tunisia, abbiamo già 500 milioni investiti, che saranno investiti immediatamente in Tunisia per evitare che ci sia un esodo verso l'Europa. Quello che sta questo che dobbiamo fare, altrimenti ci illudiamo di risolvere il problema, anche se abbiamo il dovere di affrontarlo con l'arma della fermezza, cioè una cosa sono i rifugiati politici, una cosa sono i rifugiati economici. I rifugiati economici bisogna trattarli in altro modo, bisogna che sappiano che non si può stare in un paese se non si ha diritto a essere nel paese. Abbiamo gli ultimi minuti e allora vorrei dividervi questi 2 minuti. Intanto, onorevole Buonafede, capisco, dovrei darne molti di più al segretario, però dobbiamo fare così. No. Allora, perché bisogna come bisogna convincere i non elettori oggi, l'indeciso, a votare per i candidati dell'UDC? Beh, intanto perché questo UDC che si presenta a questa competizione elettorale è l'UDC che parte dalle nostre radici e che quindi ha sicuramente nello scudo crociato, nell'emblema, la rappresentanza e la rappresentazione dei nostri valori. Ma i nostri valori sono i valori di tutti, perché sono la difesa dell'identità, la centralità della persona nella società, la centralità della famiglia, l'identità. Ma non solo l'identità, ma la possibilità di essere tutti uguali, avere tutti la stessa opportunità all'interno della società. È un valore fondamentale perché è un valore di eguaglianza autentico e d'altronde abbiamo valori cristiani. Proprio per questa ragione questo UDC oggi vuole offrire alla collettività un esempio di liste che sono rigenerate, composte, come dicevo prima, anche da persone che hanno deciso in maniera vocazionale, quasi col senso della missione, di mettersi al servizio della politica e che lo dimostrano. Andate a guardare i profili dei soggetti che oggi hanno deciso di cimentarsi. Io chiedo a tutti coloro che hanno trovato nell'UDC, nella nostra storia, nella storia di un'Italia che è stata liberata anche attraverso questo simbolo così importante, no? La vera croce, la vera libertà sono impressi nel simbolo, ma rappresentano la nostra storia, che la nostra storia possa essere contemporanea, attualizzata. Andate tutti a votare, sono tutti a casa i nostri elettori, noi li stiamo raggiungendo anche oggi attraverso voi. Grazie, vorrei che il segretario nazionale dell'UDC chiudesse, mi permetta, posso fare una scelta personale sì, certo. Sui giovani, perché io credo che oggi questo andare via dalla nostra Italia deve dare delle speranze. Come pensate di darle? Allora, la sfida delle sfide della politica è ridare speranza ai nostri figli, io lo dico sempre. Perché io appartengo a una generazione fortunata, sono figlio di un maestro elementare, di una casalinga, 6 figli, abbiamo studiato, siamo laureati, io dopo un mese ero già al lavoro, ho cambiato più volte lavoro perché in quel momento storico l'Italia, grazie alla Democrazia Cristiana, andava, funzionava, e quindi ho potuto studiare, lavorare. Quindi qual è oggi il mio personale, ma l'obiettivo di un partito come il nostro, che si ispira a valori profondi, valori cristiani, no? Ridare speranza ai giovani, e la speranza ai giovani non si dà con le chiacchiere che abbiamo fatto molte volte in questi ultimi anni, che sono state fatte piene di promesse, no, si fa con atti concreti. Quindi quello che io ho chiesto e che chiedo a tutti i nostri candidati, in queste liste rinnovate, come diceva Esther, ecco, una cosa che dico, andatevi a vedere le liste, vedere le persone che ci sono nelle liste e sceglietevi la persona giusta. Quello che io chiedo ai nostri candidati, concretezza assoluta dal 6, cioè cerchiamo di rilanciare l'economia di questa regione, e lo si può fare tranquillamente che le risorse sono enormi, da spendere, e si possono fare tante cose perché i giovani aspettano risposte concrete. Non possiamo assistere a un esodo così forte che riguarda soprattutto questa regione. Ecco, questo quindi è l'obiettivo principale sarà l'obiettivo principale della nostra azione politica, ridare speranza ai giovani siciliani.
Grazie al segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa, grazie all'onorevole Ester Bonafede per aver scelto anche la nostra informazione, grazie a voi per aver seguito questo appuntamento che ritroverete tutti i giorni sempre allo stesso orario anche sul nostro portale in streaming ctsnotizie.it e sulla nostra applicazione CTS Play. Grazie a tutti, buon proseguimento d'ascolto.